Rex Tillerson, 69° segretario di Stato degli Stati Uniti, durata mandato 1 febbraio 2017-31 marzo 2018, presidente Donald Trump, predecessore John Kerry, successore Mike Pompeo, partito politico repubblicano, laurea in ingegneria civile, Università del Texas, professione dirigente d'azienda ExxonMobil. Tillerson è nato il 23 marzo 1952 a Wichita Falls, in Texas. Ha militato nei Boy Scouts of America per la maggior parte della sua vita, raggiungendo il grado di Eagle Scout nel 1965. Si è laureato in ingegneria civile presso l'Università del Texas di Austin nel 1975. Venne assunto nella compagnia petrolifera Exxon Company nel 1975 come ingegnere di produzione. Nel 1989 venne promosso a direttore generale della divisione centrale di produzione di Exxon USA. Nel 1995 divenne presidente della Exxon Yemen e della Exxon Exploration. Nel 1998 è stato nominato vicepresidente di Exxon Ventures e presidente della Exxon Neft Gas, con responsabilità sulle operazioni in Russia e nel Mar Caspio. Nel 1999, con la fusione di Exxon e Mobil, è stato nominato vicepresidente esecutivo della Exxon Mobil Development Company. Il 1 gennaio 2006 Tillerson è stato eletto presidente e amministratore delegato CEO in seguito al ritiro di Lee Raymond. Ha una fortuna stimata di 150 milioni di dollari nel 2016. È stato raccomandato in politica come segretario di Stato da Donald Trump per il ruolo di segretario di Stato da Condoleezza Rice durante un incontro alla fine di novembre. Il 9 dicembre i funzionari di transizione hanno riferito che era il primo candidato per la posizione, superando Mitt Romney e David Petraeus. Il 13 dicembre 2016 Trump ha annunciato che Tillerson sarà il futuro segretario di Stato. Dal 1 febbraio 2017 Tillerson è entrato ufficialmente in carica. Dopo una serie di tensioni fra Trump e lo staff di Tillerson, il 13 marzo 2018 il presidente Trump lo solleva dall'incarico di segretario di Stato ed ha cessato il suo mandato il 31 marzo. Il licenziamento, avvenuto di fatto prima via Twitter, ha trovato disappunto persino dal vicepresidente Mike Pence. Tillerson, in seguito, rivelerà al Washington Post: "È stato arduo per me venire dalla società ExxonMobil, disciplinata e altamente orientata al processo di squadra, per andare a lavorare per un uomo che è piuttosto indisciplinato. Non gli piace leggere, non legge i rapporti di briefing e non gli piace entrare nei dettagli di molte cose, ma piuttosto sentenzia semplicemente: 'Ah, io ritengo così'.